Buongiorno a tutti, popolo di YouTube. Ciao a tutti dal vecchio Nat. Ciao a tutti da Giusti. In questo video vogliamo inaugurare una nuova rubrica. In collaborazione con i nostri amici del canale Oroscopo di Domani, vi presenteremo in anteprima mondiale l'oroscopo dell'amore. Vi ricordo che tutte le domeniche saremo presenti a svelarvi che cosa gli astri vi aspettano per il vostro segno zodiacale. Vi ricordiamo di registrarvi al nostro canale per ricevere tutti gli aggiornamenti. Mettete un bel mi piace, ma prima di cominciare, sigla! Oroscopo dell'amore, settimana dal lunedì 11 giugno a domenica 17 giugno 2018. Ariete! Sarete molto introversi. Qualche brutto pensiero turberà il vostro animo, rendendovi pigri e inquieti. Per fortuna tutto migliorerà nel fine settimana, quando ritroverete le energie psicofisiche giuste per reagire. L'oroscopo annuncia che chi ha chiuso una relazione sofferta vorrà ritornare sui propri passi. Niente di più errato. Gli astri spingono a guardare avanti, senza rimpianti né rimorsi. Le coppie ben collaudate, invece, passeranno giornate nel complesso serene. E forse dovranno sforzarsi più del previsto per affrontare nel modo giusto una complicazione di natura pratica. I single faranno incontri intriganti e gli appuntamenti saranno pronti a stupire, in quanto non finiranno solo con un semplice bacio. Iniziare una love story in questo periodo è perfetto! La relazione avrà caratteristiche di passionalità e stabilità. Ma veniamo al segno del toro. Disaccordi e incomprensioni su questioni di tipo familiare hanno caratterizzato le vostre giornate. Adesso le stelle annunciano che battibecchi saranno solo un lontanissimo ricordo. All'orizzonte si intravedono timide ma importanti conoscenze. E questa è una settimana veramente decisiva per poter edificare qualcosa di nuovo. Chi un partner già ce l'ha, penserà e pianificherà in grande. Matrimonio, casa, figli. Chi invece è single riuscirà a porre le basi per rapporti o amicizie solide dalle grandi prospettive. E passiamo al segno dei gemelli. Qualcosa mi ricorda un certo Daniele. Comunque, le storie che inizieranno in questo periodo saranno contraddistinte da Eros. Divertimento e tanta passione. Daniele, dai che ce la fai! Daniele, ce la farai! I single, pertanto, possono fare salti di gioia! Cuori solitari che hanno vissuto momenti critici con ex partner o nuove conoscenze riusciranno a gettarsi l'insicurezza alle spalle e a sorridere di più. E sorridete perché la vita è bella, anche alla soglia dei 90 anni come noi. Ma veniamo alle coppie. Venere dispensa doni bellissimi, sguardi ammiccanti e colpi di fulmine. Segno del cancro. Impegnatevi seriamente a sciogliere i nodi che hanno logorato la vostra unione e provate a superare divergenze e diversità di punti di vista, aprendovi all'altro, ascoltando di più esigenze e richieste della persona che avete al vostro fianco. Quindi ascoltate. Venere, come svela l'oroscopo, vi aiuta a rimettervi in gioco. Niente e nessuno sembrerà arrestare la vostra corsa. I single non dovranno aspettare secoli prima di fare il primo passo, ma farsi avanti con coraggio. Ragazzi, single, fuori la grinta! Se il vostro desiderio è formare una famiglia, potrete sfruttare queste prossime giornate per realizzare tutti i vostri sogni. Nido d'amore, dolcezza e tenerezza. I giochi astrali rivelano che presto tutto ciò troverà effettiva realizzazione. Leone, se siete alla ricerca di un amore folle, passionale, da Oscar, le stelle rivelano che è arrivato il momento tanto atteso. Nei prossimi giorni otterrete dichiarazioni di intenti, proposte e sarete molto desiderati e corteggiati. Venere accende di una luce nuova la vostra bellezza, esalta il vostro look e vi rende molto irriverenti. Farete colpo a prima vista. I cuori solitari si prenderanno una bella cotta per una persona apparentemente opposta. Non tiratevi indietro per la paura di non essere all'altezza o perché spaventati dalla diversità dei punti di vista. Non date troppa importanza ad una persona che in realtà sta soltanto perdendo tempo. Potrebbe nascondere qualcosa che non vi piace. Tenete gli occhi bene aperti. Vergine, settimana ricca di sorprese, dove potrebbero nascere storie d'amore da film e dove non è detto che non possano sbocciare relazioni parallele
o clandestine. Chi ha vissuto una separazione avvertirà forte il desiderio di sentirsi nuovamente legato ad una persona, di rimettersi in pista. E sappiamo che lo farà con una grinta e una determinazione mai viste prima d'ora. Le unioni in bilico conosceranno ancora momenti connotati da dubbi e perplessità. L'oroscopo promette che molte relazioni riusciranno finalmente a trovare validi spunti per chiarirsi e ritornare ad essere uniti come un tempo. Punti fermi, continuità e intesa perfetta saranno gli ingredienti che aiuteranno le coppie ben collaudate a resistere alle intemperie. Veniamo al segno della bilancia. Il rapporto cambia, ci saranno nuovi stimoli intellettuali che cattureranno non solo la vostra attenzione, ma anche quella della persona amata, portando l'intesa alle stelle. L'oroscopo preannuncia una fase tranquilla, distesa, senza grossi scossoni. Il cuore dei single batte forte forte. Ma attenzione, potreste arrivare a mettere in discussione una nuova conoscenza a causa del nervosismo. Nei prossimi giorni, riflettori puntati sul ritorno di un ex che scombussoleranno un poco il vostro equilibrio interiore. La settimana dunque potrebbe regalare una svolta oppure portare bellissime, bellissime sensazioni. Scorpione, Venere, intrigante e maliziosa, aiuta i single desiderosi di vivere storie da capogiro a farsi avanti senza remore e soprattutto senza pensare al passato. Una persona che vi piace molto continuerà a sfuggirvi di mano. Fateli capire con chiarezza cosa provate e poi tirate le somme. Le coppie ben collaudate vivranno atmosfere gioiose e felici. In casa regnerà l'intesa, collaborazione, confronto sincero. Il mix giusto per andare d'amore e d'accordo. Sul finire della settimana però sarete parecchio irritabili. E ovviamente il rapporto con la dolce metà potrebbe risentire del vostro umore altalenante. Per fortuna i pianeti sono completamente dalla vostra parte ed aiuteranno a sciogliere nodi e tensioni in un batter d'occhio. Sagittario, in arrivo nuove amicizie, pronte a nascondere i desideri, ad evolvere in amore. Sarà bene coltivarle per ritrovarsi con un partner al proprio fianco, a pochi giorni dall'inizio dell'estate. Qualcuno si farà risentire, ma non sarà la persona che attendete da tempo. Portate pazienza. Le coppie litigiose, finalmente, dopo settimane intere passate a battibeccare, conosceranno un po' di tregua. Non si sa quanto durerà, dipenderà tutto da voi. Le stelle rivelano che crisi e incomprensioni andranno gestite con molta delicatezza. Chi è indeciso o dubbioso riguardo ad una questione di cuore dovrà prestare molta attenzione a non confidare cose intime o private a persone che non meritano la vostra fiducia. Capricorno, settimana di chiarimenti, amicizie e incontri molto bollenti. Con il partner vivrete giornate interessanti, progetterete, viaggerete, starete insieme in completa armonia. Penserete ad un erede oppure al matrimonio se non l'avete ancora fatto, è la soluzione migliore. L'oroscopo annuncia che i single, alla ricerca di un amore folle ma solido, saranno accontentati. Questi giorni sono ottimi per fare alla persona che stuzzica già da un po' la vostra curiosità discorsi chiari e limpidi. In arrivo relazioni da forti slanci passionali. Acquario, chi è in cerca di una relazione libera e spassionata, senza troppi ma, senza troppi se, ma soprattutto scevra di regole, gelosie e imposizioni, potrà finalmente ritenersi fortunato. L'oroscopo annuncia un periodo roseo per i sentimenti, scossoni e turbamenti nel vostro cuore. Continuate a coltivare, proprio come già state facendo, la vostra predisposizione a venire incontro ai bisogni dell'altro. Chi invece spera di chiudere il più veloce possibile con il passato, deve guardarsi intorno un po' di più e soprattutto prendere consapevolezza che la forza per riuscirci è dentro di sé. Pesci, è arrivato il momento di lasciarsi andare alle emozioni. Intuitivi e sensibili quali siete, non vi risulterà affatto difficile accorgervi di certe sensazioni. I single desiderosi di coronare un sogno d'amore otterranno una notizia molto 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 gradita. L'oroscopo inoltre preannuncia una fase molto interessante, soprattutto per le coppie giovani, quelle appena sbocciate. Riusciranno, giorno dopo giorno, a rafforzare questi aspetti che mancano ancora nella relazione, quelli cioè su cui bisogna ancora lavorare tanto, dialogo e complicità. Siete dei romanticoni e state sognando un appuntamento, un incontro che vi faccia vibrare l'anima. Servitevi di questi giorni. Chi in cerca di un flirt scaccia pensieri incontrerà molto presto una persona interessante con la quale condividere letto ed idee. Letto e idee, molto interessante.
Benissimo, a questo punto l'oroscopo della settimana è finito. Essendo il primo di una lunga, speriamo, serie, vi invitiamo a dirci nei commenti qui sotto cosa ne pensate. Vi ricordiamo inoltre di registrarvi al nostro canale, mettete un bel mi piace sotto questo video se vi è piaciuto. Intanto vogliamo ringraziare calorosamente l'oroscopo di domani che ci ha permesso di aprire questa nuova rubrica. Mi raccomando, se siete interessati all'argomento, andate a visitare il canale Oroscopo di Domani, dove potrete trovare l'oroscopo giornaliero, settimanale, mensile e annuale. Un grandissimo bacio da Nat Giusi e un grandissimo bacio dal vecchio saggio Nat.